oggi vi mostrerò la mia intera collezione del gioco di carte di Dragon Ball, ovvero Dragon Ball Super Card Game. Non vi lasciate ingannare dal nome, ragazzi, perché non ha solo carte e solo personaggi di Dragon Ball Super, ma bensì contiene tutti i personaggi dell'universo di Dragon Ball, ovvero personaggi canonici e personaggi che non sono canonici, personaggi che abbiamo visto solo nei film, quindi non canonici, e personaggi che abbiamo visto nelle varie serie di Dragon Ball a cui siamo legatissimi, Z, GT, Super. E in più ci sono personaggi di Dragon Ball Heroes e Super Dragon Ball Heroes. Vedrete personaggi incredibili, fusioni mai viste, livelli di potenza mai visti. Avremo ad esempio carte come Nappa Super Saiyan 3, oppure un Vegeta Super Saiyan 3, o Trunks Super Saiyan 3, delle fusioni mai viste, personaggi inediti o personaggi addirittura dimenticati che grazie al gioco hanno ripreso vita. Questo è un gioco che è arrivato alla sua 11ª espansione, quindi un gioco che ha preso molto piede. Ci avevano già provato tempo fa con un gioco di carte di Dragon Ball quando io facevo più o meno le medie e floppò dopo pochissimo, credo che non arrivarono neanche alla terza espansione. Questo è un gioco che adesso si è avviato bene, 11 espansioni, ragazzi, sono tantissime, tornei in tutto il mondo. Sarò onesto con voi, ragazzi, non è che sono chissà quale giocatore di Dragon Ball Super, di questo gioco di carte, anche perché ho sempre giocato molto di più a Magic e ho giocato pochissimo al gioco di carte di Dragon Ball, ma sono un grande collezionista e infatti la cosa è partita così. Voglio collezionare queste carte, poi appassionandomi anche con altri ragazzi che le collezionavano ho iniziato anche a giocare. Però certo, è un decimo rispetto a quello che faccio con Magic. Le carte sono bellissime, ragazzi, queste sono tre variant che ho preso per farvele vedere. Anche qui, come nelle carte Pokémon, ci sono le variant. Questa è bellissima, questa me la sono addirittura comprata. L'unica che ho comprato per levarmi questo sfizio è appunto questa qui di piccolo. Con la dicitura mi sento imbattibile e poi ne prende una fracca da prese. Prima di cominciare il nostro viaggio all'interno del gioco di carte di Dragon Ball Super, mi raccomando, lasciate un bel like di supporto a questo video, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina, così attiverete le notifiche e non vi perderete nessuno dei miei video. Ultima cosa, ragazzi, ci tengo a dire che queste carte non sono tutte mie, perché quando ho iniziato in società con il mio amico Simone, di cui vi ho parlato anche qualche tempo fa. Ho fatto video nel suo negozio, ho scritto articoli per il suo sito e abbiamo iniziato questa avventura insieme. Quindi tutte le carte che state per vedere sono a metà con il mio amico Simone. Per la cronaca va detto, ragazzi. Bene, fatta anche questa doverosa premessa, godetevi il video, ragazzi. Buona visione. Come vi ho già detto, in questo gioco di carte ci sono personaggi canonici e personaggi non canonici. Quindi abbiamo personaggi da Dragon Ball, Dragon Ball GT, Dragon Ball Z, i vecchi film di Dragon Ball, Super Dragon Ball Heroes, Dragon Ball Heroes, insomma, chi più ne ha più ne metta. Allora, partiamo con questa pagina dove ci sono prevalentemente SPR, ovvero sono carte che hanno una rarità superiore perché sono le variant, comunemente chiamate variant, che vediamo solitamente anche nei Pokémon, dove di una carta ci sono almeno tre varianti. Queste sono le varianti più rare di quella carta, ma non ci sono solo queste, ragazzi, è pieno di carte così. Questa è una delle mie preferite, Hit, che credo sia uno dei personaggi meglio riusciti di tutto Dragon Ball Super. E questa carta da sola costa 50 euro. Immaginate poi a fine video il valore di tutto il raccoglitore. Abbiamo qui Janemba. Fu, che è il cattivo di Super Dragon Ball Heroes. Abbiamo Gotenks. Celai, che abbiamo visto nel film di Broly. Broly oltre i limiti, che si gioca nel mazzo nel mono verde di Broly. Paragas, stessa cosa. Si gioca in 4x nel mazzo di Broly perché è sgravatissima. Poi abbiamo il Rudegarn, che era il cattivo, il villain del film L'eroe del pianeta Konas, ovvero il film su Tapion, che era qualcosa di veramente bello quel film. Giriamo pagina. Qui abbiamo Ginyu, Vegeta, Super Saiyan Blue, Jiren, Bardock. Poi abbiamo Nappa Super Saiyan 3. Avete capito bene, in questo gioco di carte ci sono veramente anche i personaggi che, ripeto, non sono canonici, che non si sono neanche mai visti, che si sono visti appunto solo in alcune saghe o alcuni giochi, perché Nappa terzo livello, ma chi l'ha mai visto? Però dai, è divertente. Poi abbiamo Kefla, in questa versione SR, ovvero super rara. Abbiamo Gogeta Fusione Suprema, Yamcha al 100%, anche questa SR, quindi super rara, e c'era un mazzo che ci girava attorno. Poi abbiamo Goku e Vegeta Super Saiyan Blue, eccoli qui, Gohan. Poi abbiamo Lord Slug, anche lui l'abbiamo visto in uno dei film, nei vecchi film di Dragon Ball. Trunks Super Saiyan 3, lui l'abbiamo visto in Super Dragon Ball Heroes, che è diventato il guardiano del tempo. Poi Goku Super Saiyan 4,
un Broly Berserker Supremo. Poi abbiamo qualche bella promo, tra cui Gogeta, Vegu combattente imperfetto, Broly in questa versione Super Saiyan, che sono praticamente le promo che hanno dato quando è uscito il film. E poi abbiamo Son Goku, ce l'ho in 4x, tutte quelle che vedete più o meno il 90% sono in 4x, quindi ho tutti i set. E questo lo davano al Card Game Championship del 2018. Poi proseguiamo, qui abbiamo le sfere del drago, qualche carta risveglio, tra cui Krilli. Vi faccio vedere come funzionano le carte risveglio. La dicitura è questa che vedete qui, leader fronte, quindi è la carta che giocate, diciamo il leader del vostro mazzo. Poi quando riuscite a farlo girare avete la stessa carta però con un power up. Così per tutte le carte risveglio, per tutti i leader che adesso vi andrò a mostrare. Abbiamo Vegeta Super Saiyan Blue, Gogeta, Janemba, anche lui l'abbiamo visto nel film, Broly, Gogeta Colpo Fatale, Irudegarn, Freezer, forma finale, Broly, Freezer Imperatore Resuscitato, Goten, Bardock. Ce ne sono tantissime, abbiamo anche Baby Vegeta in questa versione scimmione, Super C17 che è il mio mazzo, il mazzo che gioco io, il mono verde. Poi Son Goku, di nuovo Broly, Lord Slug ancora, poi c'è questo Veget Super Saiyan Blue bellissimo. Poi questa qui invece, ragazzi, si trovava nel pack che ancora adesso potete trovare quando è arrivato in Italia il gioco, forse dalla seconda espansione. Adesso siamo arrivati, mi sembra, a 11 espansioni, che sono tantissimi. È un gioco che ha avuto veramente tanto successo e continua ad averne, un gioco veramente ben fatto. Abbiamo Re Piccolo, poi Mr. Satan, che qui lo chiamano Ercole, non mi chiedete perché. Qui c'è qualche carta comune, che però foil, questa pagina qui che vi ho girato. Poi abbiamo un Gotenks Furia Fantasma e un Gogeta Eroe Rinato SR, quindi super rara. Ok, queste continuano ad essere delle comuni, foil. No, scusate, sono delle rare foil, non sono delle comuni foil, sono delle rare semplici foil. Qui abbiamo qualche promo, tra cui Energia Infinita, Virus e Scia di Distruzione, poi Wish lo Spettatore, e qui iniziano ad essere una serie di carte promo, delle variant, che si trovavano nei pack speciali che noi abbiamo comprato. Ma sono bellissime. Gogeta, Goku Super Saiyan 3, Super Saiyan God Goku, e via dicendo, sono veramente veramente belle. Questa è una delle mie carte preferite, Super C17 in questa versione SR, molto molto bella. Goku Ultra Istinto Omen, credo si dica così, l'Ultra Istinto Presagio. Poi qui una serie di rare, qui abbiamo due carte giocatissime, Senzu Bin, che noi abbiamo sia in inglese che la variant in italiano, sempre del pack che vi dicevo prima. Qui abbiamo una serie di Broly. Abbiamo Broly Origini Demoniache, Broly Controllo Ribaltamento, Broly Tragedia Preannunciata, che è un'art bellissima. E poi si torna con alcune variant tipo Obiezione, Nuvola d'Oro, Radar del Drago, che sono carte giocatissime. Abbiamo Vegeta oltre i suoi limiti, fortissima. Abbiamo Bardock del Championship 2018, Super Saiyan 3, bellissimo. Questo Goku qui, che abbiamo qualche copia fortunatamente, che era molto giocato. Ecco le altre variant, abbiamo Freezer, attacco a sorpresa, Broly, di nuovo Broly, questo è un Broly Super Saiyan, questo Tris di Fu, e qui ragazzi il meglio ce lo siamo tenuti per ultimo, perché abbiamo le variant, le promo, le SR, le SPR, abbiamo tutto insieme, le carte più forti e le carte più rare di questo raccoglitore, sono tutte variant. Il cannone Galick di Baby Vegeta, successo mirato di Goku, Android 18. Quando ero piccolo, ragazzi, uscì un film con questo cattivone qui. Un film purtroppo dimenticato, che però è stato rifatto, rimasterizzato, e lo hanno messo come contenuto speciale in uno dei giochi di Dragon Ball per PlayStation 2, che credo fosse Racing Blast. Poi abbiamo Attacco Eroico, queste sono bellissime. Vegeta Re Orgoglioso, Hit, Movimento Rapido, Virus, Raditz, Dottor Urio, stessa cosa, era un cattivo dei film. Piccolo, che ha delle art sempre molto molto belle, Super Baby Vegeta.
E qui, ragazzi, sono delle carte clamorose. Sono delle variant bellissime, delle promo molto molto belle, tutte foil, tra cui Goku, Ultra Istinto Presagio, e poi tutti gli altri cattivi. Ci sono Freezer, Paragas, Ciampa, queste due versioni di Vegeta, Bardock, Piccolo lo Stratega, vedete Piccolo ha sempre delle art bellissime. Questa è molto bella, Kamehameha padre figlio. Poi abbiamo Legic, che abbiamo visto in Dragon Ball GT, Zamasu di Dragon Ball Super, Goku Super Saiyan God. Questo è Goku Ultra Istinto, ragazzi, tanta roba, si casta 8, è veramente una bomba. Questa è un SR super rara, mi piace tantissimo, non ha un elevato costo, non è che chissà quanto costi, però è sempre una bella carta. Questa anche mi piace tantissimo, è At All Cost Vegeta, molto molto bella, anche questa SR. Poi abbiamo un'altra variante di Senzu Bin, questa me l'ero scordata, perché sono altre variant, anche queste promo, e anche qui l'altro Goku Ultra Istinto Presagio, che è sempre quello, però cambia forma a seconda delle ristampe. Anche qui questo è il Goku che vi ho mostrato prima in quest'altra forma. Abbiamo questo Trunks Super Saiyan 3 molto molto bello. Broly minaccia risvegliata, questa non l'abbiamo neanche aperta, vi faccio vedere, questa è ancora nella sua bustina protettiva, non l'abbiamo toccata. Anche perché almeno quando rivenderemo tutto avranno tutto un valore diverso, perché sono tenute veramente bene. Son Goku, Ciampa, Vegeta Super Saiyan Blue, sempre delle promo. Majin Buu, variant SR, super rara. Gohan, colpo finale, molto molto bella questa carta. E chiudiamo con alcune bombe, tra cui Freezer, che questa è un'arte da paura. Majin Buu, assorbimento prodigioso, ovvero quando ha assorbito Gotenks. Android 13, agente della distruzione, anche qui Android 13 lo abbiamo visto in un film di Dragon Ball, in un vecchio film di Dragon Ball. Bojack, anche qui abbiamo visto in un film, nei vecchi film di Dragon Ball. Un'altra variante di un Freezer che vi ho mostrato prima. Son Gohan colpo finale, variant della carta che vi ho mostrato prima, ovvero questa. E chiudiamo con Bojack, che sarebbe la trasformazione di questo Bojack qui, che abbiamo visto in un film dove Gohan Super Saiyan 2 sconfigge con un'onda energetica. Quindi ragazzi, mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, e soprattutto ragazzi cliccate sulla campanellina, così attiverete le notifiche e non vi perderete nessuno dei miei video. Parte tutto da qui, ragazzi, da Goku bambino, dall'incontro tra Goku e Bulma. Dal vostro Valerio è davvero tutto, io vi abbraccio e ci vediamo in un prossimo video.